Chiaravalle, conti comunali, sì a maggioranza e nessun dibattito. Seduta di consiglio comunale sottotono dal punto di vista del dibattito politico, probabilmente condizionata dall'assenza in aula del sindaco Domenico Donato, da qualche mese lontano dalla sede municipale di Via Castello per motivi di salute. È toccato alle facenti funzioni, liberata Donato vice sindaca, presiedere l'assemblea per approvare i punti riguardanti la chiusura del conto del 2021, esercizio finanziario mandato in soffitta con i soli voti dei consiglieri di maggioranza della Civica Ripensiamo Chiaravalle, mentre si è astenuta la consigliera di Forza Italia Concetta Cardamone a votare contro. Sono stati i consiglieri Vito Maida di Uniti per Unire, Giuseppe Rauti di Chi c'è e quindi Emanuela Neri di Rigeneriamo Chiaravalle. La linea della maggioranza è stata una sorta di rinuncia al contraddittorio politico e lo stop è arrivato subito dall'assessore ai lavori pubblici, finanze e programmazione Claudio Foti, che ha parlato solamente di gestione tecnica, lasciando spazio alle cifre illustrate dal responsabile del settore finanziario. Consiglieri di opposizione, che in più riprese ha rilanciato sull'opportunità politica di aprire un confronto sull'azione amministrativa della Giunta, che alle elezioni dello scorso ottobre si è riconfermata alla guida della città con il sindaco Domenico Donato, già al secondo consecutivo mandato. Vito Maida è tornato a tuonare sulle richieste di chiarimenti formulate, rimaste inevase e ovviamente ha criticato l'atteggiamento della sindaca facente funzioni e dei collaboratori di giunta arrivati in consiglio comunale senza uno straccio di relazione dei risultati ottenuti nel passato esercizio finanziario. Sulla stessa lunghezza d'onda Emanuela Neri, che ha spaziato tra argomenti di ordine strettamente tecnico-contabili e sulla necessità di riprendere un ragionamento più articolato sulla ripresa socio-economica del territorio. Assistenza agli anziani e alle famiglie, istruzione, associazionismo, i temi trattati che non hanno avuto alcuna replica. Pure il gruppo Chi c'è con Giuseppe Raudi si è proposto al confronto che deve esserci a prescindere dagli adempimenti inseriti nel calendario della normativa nazionale. Con il conto consuntivo licenziato, l'amministrazione comunale, per come anticipato dalla Presidente, liberata Donato, si è già proiettata al documento contabile del 2022. L'ultimo punto inserito all'ordine del giorno ha riguardato le tariffe del servizio rifiuti solidi urbani, che in termini percentuali subiranno un lieve calo dal punto di vista del prelievo ai cittadini. Contrari aliquote IMU e addizionale comunale già approvate nella sede municipale di Via Castello, si respira già aria di bilancio di previsione e di documento unico di programmazione. Anche se di mezzo ci sarà da discutere il bubbone del dissesto, in quanto l'organo straordinario di liquidazione è pronto a consegnare la relazione dei 7 anni di permanenza negli uffici municipali con tutta l'attiva istruttoria definita.